Iniziamo oggi il corso di sistemi informativi aziendali, o meglio il primo corso, perché come molti altri corsi siamo divisi in due, dalla A alla L siete qui con me e dalla M alla Z siete nel secondo corso col collega Marco Porchiano, che mi ha battuto sul tempo perché lui è già cominciato questa mattina, ma per fortuna non c'è la gara. Io mi chiamo Fulvio Corno, per chi non mi avesse già intravisto alla triennale. E spendiamo magari insieme la prima mezz'ora o giù di lì per parlare un po' di come spenderemo le prossime 80 ore, 8 crediti. Come vedete da questo trabiccolo che ho qua sulla scrivania e dal fatto che vi fanno correre avanti e indietro per il Politecnico per venire in queste aule, è stato deciso che questo corso insieme ad alcuni altri verrà video registrato e quindi vi troverete queste lezioni sul portale della didattica. Questo, come vedete, siamo ancora nella fase di setup, perché di fatto l'hanno deciso 2 giorni fa, a me l'hanno detto 3 giorni fa, quindi stiamo ancora in fase di preparazione, speriamo di riuscire, diciamo, a limare il tutto, no? Non è molto diverso la sostanza, perché già gli anni precedenti sia io che il collega Torchiano ci autoregistravamo con gli screencast, quindi adesso lo facciamo con attrezzatura di Ateneo, ma la sostanza è sempre la stessa, nel senso che le lezioni intere di questo corso, ma anche del secondo corso che lo fa senza il trapiccolo, vengono comunque messe a disposizione di tutti sul portale della didattica queste, e invece sul sito personale quello di Torchiano. Quindi questo è il motivo per cui a volte dovremmo perdere un po' di tempo con questi oggetti, ma speriamo che alla fine, diciamo così, possa valere la pena. Allora, il titolo del corso è semplice: sistemi informativi, poi ci abbiamo aggiunto aziendali un pochino per dargli un'impronta gestionale, ma anche per, diciamo così, focalizzare un pochino di più l'attenzione. Queste sono la frequenza delle parole che compaiono sulla descrizione del corso sul portale della didattica, no? Quindi sistemi informativi l'abbiamo scritto tante volte, quindi sono venute più grosse, ma poi vedete che si parla di tecnologie, si parla di progettazione, si parla di laboratorio, sono quelle che mi saltano più all'occhio, no? E quindi diciamo, la vista d'insieme degli argomenti di cui parleremo, no, nelle prossime settimane la possiamo vedere qua, ma entriamo più nel dettaglio. Allora, la prima cosa, l'informazione più importante che posso darvi oggi è scritta qua, alla seconda riga. Questo indirizzo, che è un indirizzo accorciato, bit.ly, che è uno scorciatore di link, /sysinfo, è il link che porta al sito, il cui indirizzo completo è quello che è indicato sopra, ma non lo chiedo a memoria, in cui c'è tutta l'informazione relativa al corso. Okay? Direi, ad eccezione delle video lezioni, che invece sono sul portale della didattica, perché rientrano nel sistema di registrazione, diciamo così, di Ateneo, che già voi ben conoscete. Ve la metto per prima questa slide, perché così non vi affannate a prendere appunti su quello che dico, o meglio, su quello che dico, fate come volete, ma non sicuramente su ciò che c'è scritto nelle slide, perché è comunque riportato sopra. Quindi vi troverete, io adesso apro il sito che abbiamo detto, è fatto così, c'è una prima pagina, sistemi informativi e aziendali, con degli avvisi, che ovviamente sono vuoti, ma voglio indicare, mettere degli avvisi, oltre a questo corso, che corrisponde a quel link Sysinfo, ci sono alcuni avvisi. E poi il sito è organizzato secondo una serie di pagine. La prima introduzione è relativamente inutile, nel senso che contiene, beh, le slide di oggi, la presentazione del corso, l'orario, il link alla pagina stessa, eccetera, quindi è più utile a chi non è ancora dentro il corso piuttosto che non a voi che già ci siete. Quello che invece per voi, per noi, diciamo così, è importante, perché è quella su cui lavoreremo essenzialmente, la pagina materiale, in cui ci saranno pubblicati via via i vari materiali del corso. Sicuramente sono i lucidi delle lezioni, le slide che usiamo, gli esercizi svolti in aula, quindi a volte faremo esercizi in aula, allora lì a questo punto ve li pubblico, così ve li potete scaricare, guardare, perché poi a volte si scrive in fretta, si scrive piccolo, è sempre bene avere il file originale, no? Gli esercizi di laboratorio, adesso non c'è ancora nulla, noi dal 10, no, 12 ottobre
inseriremo anche le esercitazioni di laboratorio e quindi lì compariranno i testi e le soluzioni delle esercitazioni stesse. Quindi, per riassumere, tutto ciò che passa dall'aula, tutto ciò che passa dal laboratorio, ve lo trovate in questa pagina. Quindi, questo insieme alla video lezioni, so che molti di voi o i vostri compagni hanno difficoltà, molti a seguire, chi per sovrapposizioni con altre lezioni, chi per attività lavorative, stage o tesi, fornendo questo materiale, queste informazioni, riusciamo, speriamo di riuscire a supplire e in qualche modo a venire incontro anche a chi ha queste difficoltà nel seguire le persone. Su questa voce di dispense parliamo dopo. Dopodiché le altre sezioni che possono interessare sono la sezione registro, che però è vuota, e come dice il nome, nel registro io andrò ad annotare lezione per lezione a che argomento viene fatto. Quindi c'è la data, ora, che sono cose banali, l'argomento svolto in quel giorno, così chi non è potuto venire, sì, poi guardate le lezioni, le video lezioni, ma in realtà a colpo d'occhio serve anche come di passo, vediamo quali argomenti sono stati fatti. E normalmente nella colonna materiale metterò anche il link se abbiamo fatto un esercizio, se abbiamo usato delle slide, metto il link a quel materiale. Di fatto sono link doppi rispetto, no, ridondanti rispetto a ciò che c'è nel materiale, ma il materiale è organizzato in modo logico, nel registro è organizzato in modo cronologico. Quindi se faccio casino con i link ditemelo, li correggo, perché a volte succede. E poi c'è la parte esame che fa quel che dice, nel senso che ci sono i testi dei temi d'esame essenzialmente. Passati, quelli futuri no. Ma di questo abbiamo ancora un pochino di tempo per potercene occupare. Quindi di fatto tutto il materiale di questa pagina di fatto è l'area, lo spazio, no, di comunicazione, di condivisione di informazioni tra di noi. Io non uso il portale della didattica, non carico materiale nel portale della didattica per un semplice motivo, perché io so che molte persone fino a fine novembre non siamo a posto con l'iscrizione. No? Chi è trasferito, chi arriva in ritardo, chi si deve laureare, eccetera. Quindi ci sono molte persone che non hanno ancora una matricola registrata, non possono ancora accedere e non ha senso fare, no, dei toschini incredibili per riuscire ad accedere al materiale. Quindi il materiale è su questo sito, chiunque lo può vedere, chiunque lo può scaricare, non mi interessa. No? E quindi sappiate che il portale didattico lo troverete vuoto ad eccezione delle video lezioni. Ok, quindi questo è. Da adesso in avanti potete addormentarvi perché tanto è tutto sul sito. Allora, mentre dormite, cosa vogliamo ottenere con questo corso? Che obiettivi ci siamo dati quando abbiamo cominciato a progettare il corso? Beh, oggi non esiste impresa, non esiste azienda, non esiste attività che in qualche modo non coinvolga o non sia supportata in qualche modo dai sistemi informativi, quindi sistemi tecnologici che intervengono a supportare l'attività normale. Anche se l'attività non è per nulla tecnologica, che so, se aprite una pizzeria, comunque per le prenotazioni, per gli ordini, per la contabilità, eccetera, no? Un sistema informativo ce l'avete, no? Poi per fortuna il pizzaiolo lavora con le mani, con gli ingredienti buoni e non col computer, no? Per dire che l'esistenza di sistemi informativi è pervasiva ovunque. In alcuni settori in più che in altri. No? Ci sono alcuni settori in cui effettivamente l'erogazione primaria del prodotto, del servizio, passa attraverso il sistema informativo. Per cui se si blocca il sistema informativo della pizzeria, vabbè, le prenotazioni le prendo a mano, no? Ma il servizio primario continua ad erogarlo. Se si blocca invece il sistema informativo, che so io, di un giornale, di un'agenzia di stampa, non esco. No, ci sono sostituti, no? Di fatto è diventato il modo primario, uno strumento primario per la produzione. Un po' come quando, se penso all'industria manifatturiera meccanica, si blocca la linea di produzione, non esce più niente. No? Quindi cerchiamo un po' di dare un'occhiata a che cosa c'è dietro questa parola sistema informativo, dal punto di vista tecnologico. Io e Trocchiano siamo ingegneri informatici, no? Quindi lo vediamo più dal punto di vista informatico-tecnologico che non da quello, diciamo così, gestionale organizzativo, per darvi qualche flash, anche se voi non andrete a fare gli informatici nel futuro, mi spiace, ma è importante che abbiate conoscenza di che cosa sta dietro, di come funziona. E in particolare, adesso entriamo più nel dettaglio, ci interessa tutto il ciclo di vita di un sistema informativo, che è composto chiaramente di molte fasi articolate, ci interessa la prima,
Su questa cosa ci concentriamo sui requisiti di un sistema informativo. Abbiamo modo poi di parlare e sviscerare questa cosa, ma l'obiettivo è quello di essere in grado di descrivere ciò che un sistema informativo fa o deve fare. Fa se esiste già, deve fare se stiamo pensando invece a qualcosa di futuro che non esiste ancora. Quindi essere in grado di analizzare soprattutto le funzionalità e le caratteristiche di un sistema informativo nel momento in cui lo si deve progettare, nel momento in cui lo si deve descrivere, indipendentemente dall'essere poi capaci o meno a realizzarlo. Qui non impariamo a realizzarlo. In questo corso non insegniamo tecnologia, non si fa programmazione, ahimè, mi dispiace perché mi piace, ma la scelta che abbiamo fatto è quella di non insegnare l'uso delle tecnologie per costruire sistemi informativi, non la relazione diretta, ma la specifica, la descrizione del sistema informativo stesso. Questo, quindi, se noi pensiamo a un sistema informatico che svolge certe cose, a un certo punto, no, ci dovrà essere qualcuno che decide che cosa deve fare, quali sono le funzionalità che deve svolgere, quali sono i bottoni che deve avere, quali cose può fare l'utente con quel sistema. Allora, questo è ciò che ci interessa. Ci interessa essere in grado di scriverlo in modo preciso, essere in grado di scriverlo in modo contrattualmente sensato, essere in grado di richiedere in un capitolato di gara, in un contratto d'appalto, richiedere che un determinato sistema informativo venga realizzato da chi poi lo realizzerà in un certo modo. No? Quindi noi cominciamo a metterci fin da oggi in un contesto in cui ci sono due mondi. Da una parte c'è chi pensa a quali funzionalità deve avere una determinata parte del sistema informativo e noi ci caliamo in questa parte. Io, la mia azienda, ho inventato una startup che deve fare un prodotto fantastico. Io so qual è il prodotto, io so che cosa deve fare. Magari per scelta o per competenza non ho le capacità o non desidero realizzarlo io, commissionerò la realizzazione del sistema a qualcun altro. Lo mando in outsourcing. Siete più bravi voi di me a dire queste cose. Ecco, su che cosa si basa questo contratto di realizzazione? Io non posso andare da un altro e dire, ma senti, mi servirebbe un sistema che più o meno fa queste cose, ma io in mente ce l'ho ben chiaro. Ecco, voi non andate da nessuna parte. È necessario essere in grado di formalizzare esattamente che cosa volete. Non a livello del dettaglio della singola icona, ovviamente, perché poi dall'altra parte c'è il progettista che deve mettere a posto le cose, ma sicuramente a livello delle funzionalità. Che cosa deve fare, come deve farlo, quali caratteristiche deve avere, e così via. In modo che poi alla fine, tra 6 mesi e 20.000 euro dopo, arriva il tizio e dice l'ho fatto, l'ho finito, tu lo apri, lo guardi e dici ah sì, è quello che volevo. E non ti capita il rischio in cui dice ma io in realtà in mente avevo una cosa diversa. Ecco, ce l'avevi magari in mente ma non sei stato capace a scriverlo. Allora, la nostra preoccupazione, soprattutto in questo corso, è quella di riuscire a gestire correttamente questo tipo di processo. Processo di comunicazione tra chi commissiona un sistema informativo e chi lo realizza. Noi ci mettiamo dalla parte di chi lo commissiona, ma commissionare la prima fase va anche bene questo ragionamento per chi lo deve gestire, per chi lo deve controllare, per chi lo deve far evolvere, eccetera. E per chi ne deve stimare i costi. Nel momento in cui comincio ad elencare le funzioni che un sistema deve avere, mi rendo conto della complessità e riesco a capire anche i costi che stanno. Forse anche i tempi. Quindi noi lo sviluppo non lo facciamo noi, non necessariamente noi, ma dobbiamo avere le informazioni per poterlo gestire, per poterlo tracciare. Ci diamo degli strumenti che non siano strumenti puramente descrittivi, cioè non un documento Word che mi invento così in cui scrivo 4 idee. In questo corso impareremo degli strumenti precisi, dei formalismi, non ambigui, perché non c'è niente di peggio che scrivere in un contratto una frase che può essere interpretata in modi diversi, ma siete sicuri che il sottocontraente ve lo realizza al minimo costo per lui, se capisce che c'è una minima ambiguità, la sfrutta e voi avete pagato una cosa che non mi serve perché l'avete scritta male, no?
Quindi punteremo molto a avere dei formalismi rigorosi in cui andare a scrivere le cose, rigorosi ma allo stesso tempo leggibili. Basta che poi devono essere leggibili appunto, non solo dai programmatori, ma anche poi da chi deve gestire questo sistema. Quindi la parte, diciamo così, esterna, questa figura fa vedere sulla sinistra che c'è qualcuno che l'ha pensata le cose prima di realizzarle, poi qualcun altro le avrà realizzate con tutti i componenti dentro. A noi non interessa, in questo corso chiaramente, andare a vedere l'interno del sistema informativo, l'hardware, il software, come è fatto, se non per un aspetto che è quello dei costi, no? Quindi renderci conto, in qualche modo, riuscire a stimare qual è almeno il livello di complessità che sta dietro e che quindi giustifica in un certo senso, un certo tempo di sviluppo, un certo costo di investimento. Quindi, se noi immaginiamo un generico ciclo di sviluppo del software, di un qualunque software, partiamo con una fase, no, di analisi, solitamente, in cui a partire da qualche esigenza, la si cerca di analizzare per comprendere meglio come può essere affrontata. Questa fase di analisi di solito sfocia in quello che noi in informatica chiamiamo un documento dei requisiti, che poi di fatto non è altro che un capitolato tecnico che dice una certa cosa, cosa deve fare, e a partire da questo documento dei requisiti si inizia la parte poi di realizzazione tecnologica, che qua abbiamo diviso tra la parte di progettazione e la parte di implementazione. Ok? Quindi la parte di analisi in qualche modo significa lavorare sull'idea, sui bisogni che la mia azienda ha e che possono essere risolti dal sistema informativo. La fase dei requisiti serve a descrivere che cosa il sistema informativo può fare per venire incontro con i bisogni. Che cosa? Quali sono le funzioni che può realizzare, che deve realizzare, che se realizzasse verrebbero incontro, risolverebbero i bisogni che abbiamo identificato nella fase di analisi. Quindi analisi, io dico, mi serve una cosa che, una fase di che gestisca il personale. La fase di requisiti, devo dire, vabbè, allora che cosa deve fare? Deve gestire l'assunzione, il licenziamento, il cambio di livello, le ferie, gli stipendi. Devo entrare nel dettaglio nelle singole, lo dico brutalmente, le cose che deve fare, no? Le chiameremo poi le funzionalità, chiameremo requisiti funzionali queste cose, però rimaniamo sul vago perché poi dobbiamo poi entrare, diciamo, definire poi il significato dei singoli termini. Dire che cosa deve fare, lo posso fare, lato committente in qualche modo, no? Senza essere necessariamente capace a realizzarlo. So che cosa mi serve. Se io aprissi a questo punto il cilindro magico, mi trovassi dentro un sistema informativo che fa esattamente quelle cose che ho descritto, sarei a posto. O magari lo trovo sul mercato. O magari no, me lo devo far fare. O adattare, far evolvere qualcuno di esistente, eccetera. Allora, non posso partire, o meglio, conoscendo le funzionalità che il sistema deve avere, quindi le cose che deve fare, il prossimo passo, il passo successivo è quello di fare, appunto, come è chiamato qua il design, una progettazione. Cioè qualcuno deve sedersi, capire le mie esigenze, e se le ho descritte bene, tanto meglio per lui, le capirà meglio, le capirà in modo meno ambiguo, le capirà in modo più conforme a quelle che sono veramente le mie esigenze, e poi costui dovrà fare una progettazione, decidere come fare le cose. Il come fare le cose sta a chi realizza, non a chi commissiona. Chi commissiona specifica come deve essere fatto il risultato. Chi realizza dice ok, come ci arrivo al risultato, che scelte progettuali faccio, dove metto il database, come faccio questa pagina, dove metto l'icona, dove metto l'interfaccia, eccetera. Questa fase di progettazione di design non comprende ancora la scrittura del codice, non è ancora. È ancora parte di specifica, sempre più dettagliata, chiamiamo già progettazione perché lì si fanno già delle scelte di progetto. Mentre la fase dei requisiti di solito si analizzano i requisiti che esistono e si esplicitano i requisiti che esistono, lasciando ancora aperta la possibilità, le scelte progettuali, quindi la possibilità di implementarlo in modi diversi. Nella fase di design, tra le mille possibili modi di implementarlo, se ne sceglie una, che è quella che probabilmente viene ritenuta migliore da chi fa il design. Fatto questo, c'è poi la fase di implementazione vera e propria. Cioè
qualcuno che si mette a passare le notti a scrivere codice per realizzare una per una tutte queste varie funzionalità. Molto spesso questo muro c'è tra requisiti e design, cioè sicuramente anche per via delle competenze chi prepara i requisiti e chi prepara, fa poi la progettazione e l'implementazione sono o aziende diverse o gruppi diversi all'interno dell'azienda. C'è sempre, se vogliamo, un team di sviluppo e dall'altra parte c'è, dentro al giorno d'oggi, viene un po' da dire purtroppo, questa separazione è anche molto forte, cioè si tende per risparmiare a dare via dei progetti a team anche molto esterni, no? Penso, si manda il programmatore in India a fare una determinata funzionalità. E allora più è lasco il controllo o la comunicazione tra requisiti e progettazione, chiaramente più è importante avere poi una buona base su cui poi poter valutare il prodotto. Purtroppo a volte anche la progettazione e l'implementazione sono separate, cioè chi fa il progetto e poi a sua volta subappalta la codifica e l'implementazione vera e propria. E qui poi quando ci sono i problemi diventano ovviamente poi complessi da gestire. A volte invece succede il contrario, nel senso che chi ha bisogno di un prodotto non ha le competenze in casa per poter specificare i requisiti. Allora commissiona a un'azienda che magari poi sarà in grado di fare la realizzazione, commissiona l'analisi stessa. Cioè mandami un analista, no? Chiamano così, in casa, che veda la mia situazione e mi aiuti a scrivere le specifiche di un sistema, che poi magari poi dovrai realizzare tu o magari qualche altra azienda realizzerà ancora. Quindi le forme sono diverse, però queste fasi sono tutte fasi distinte. Normalmente questo analista non è quasi mai un programmatore. Quindi noi ci mettiamo in questo corso, in questi due blocchi, sapendo che qualcun altro si dovrà occupare del resto. Okay? Questo disegno rimbalza però qui sotto, come vedete, nel senso che quando finisce la fase di implementazione il lavoro non è finito. No? È un po' come scrivo un programma, scrivo l'ultima riga, lo salvo e dico fatto, finito. Fatto sì, finito no. Prima di dire finito dobbiamo verificare che faccia esattamente le cose giuste, che il programma si comporti, il sistema si comporti in un modo corretto. Corretto rispetto a che cosa? Corretto rispetto ai requisiti che ho stabilito prima. E quindi serve una fase di test, di verifica, di corretto funzionamento di ciò che è stato realizzato. Ma tenete presente che la fase di test normalmente ha due sfaccettature. Uno è gli sviluppatori stessi che testano il loro prodotto per vedere che funzioni, che non abbia dei bug, non vada in null point exception, una cosa del genere. E questa è una fase, diciamo così, strettamente interfacciata con quella di implementazione. Man mano che implemento devo testare ciò che ho implementato, altrimenti dopo un po' ho una massa di cose inutili che non funzionano. E poi c'è un test di accettazione, che è quello in cui io prendo il prodotto, lo consegno al cliente, al committente, e gli dico eccolo, adesso puoi pagarmi, l'ultima rata. E il committente, prima di accettarlo e pagarlo e di dire sì, il prodotto è conforme a ciò che avevo richiesto, deve ovviamente fare delle verifiche. Queste verifiche molto spesso vengono già inserite nei requisiti. Cioè io un anno prima dico ok, mi serve un sistema che faccia così e così e cos'ha, e per verificare che lo possa fare farò questi test. Faremo insieme questi test. In modo che sia il più possibile chiaro se il sistema poi, quando viene consegnato, funziona nel modo atteso oppure no. Perché capite, passano 6 mesi, passa un anno, vai a ricordarti che cosa avevi in mente quel giorno. Quindi noi abbiamo sempre in mente un documento di requisiti che ci permetta a distanza di tempo di poter verificare se quel marasma colabrodo di codice che ci è stato consegnato effettivamente funziona e fa ciò che voleva. E dobbiamo essere in grado di verificarlo in modo trasparente. Molti contratti sono basati su questo, sull'accettazione. C'è una fase di sign off in cui committente e realizzatore firmano insieme il documento di requisiti che contiene anche la parte sui test. E poi a distanza di tempo, quando il sistema è stato realizzato, fanno i test, li supervisionano e firmano che i test sono stati, l'esito dei test è stato conforme a quanto era stato specificato. Quindi questo è poi il contesto in cui ci muoviamo. Dicevamo, noi ci concentriamo su questa prima fase.
però sapendo che dietro c'è tutto il resto. Allora, di che cosa parliamo poi in concreto? Beh, in concreto cercheremo di spendere un po' di tempo, un po' all'inizio, ma poi lo diluirò durante il corso, su argomenti più generali, che dico che cosa stiamo... Formativo, scrivo, quali sono i criteri, i punti di specifica dei requisiti di analisi di sistemi. Io ho provato a riassumere in questo diagramma. Quindi la parte, diciamo, introduttiva l'ho chiamata qua di definizione e prospettive sui sistemi informativi, cioè cosa si intende quando si parla di sistema informativo. E da questo facciamo calare la parte di ingegneria dei requisiti, cioè la fase iniziale, ok? Quando penso a un nuovo sistema informativo, come devo pensarlo, come devo, no, formalizzare i requisiti. Questi formalizzazioni dei requisiti noi la divideremo, no, in questi tre blocchi, che sono una modellazione concettuale, da cui partiremo, sarà il primo grosso capitolo, no, che affronteremo nel corso, cioè quali sono i concetti, i dati, le informazioni su cui il sistema deve lavorare, quali sono i dati che vengono trattati. La modellazione di processo, che dice con che procedure, con che ordine, con che vincoli questi dati vengono elaborati, cioè cosa ci faccio sui dati. E qua sotto la parte sui requisiti funzionali, cioè come fa l'utente a interagire col sistema, come fa l'utente ad accedere alle varie funzioni del sistema. E questo lo faremo attraverso dei diagrammi che fanno parte del linguaggio di formalizzazione UML, Unified Modeling Language, che prendono il nome di diagramma delle classi, diagramma delle attività, diagramma dei casi d'uso e poi una descrizione narrativa dei casi d'uso. Qui ci sono due tipi di formalizzazione diverse, il diagramma del caso d'uso e la use case narrative, che è la descrizione testuale, schematica testuale di ciò che si scrive. Quindi impareremo questi formalismi. Questi formalismi sono dei linguaggi, hanno delle regole. Regole che ci sono non perché ci piace essere pignoli, ma perché effettivamente modellare una cosa e scriverla in un modo piuttosto che in un altro ha impatto su poi cosa dovrà fare il sistema informativo. Quindi questo è un punto su cui cercherò sempre di insistere. Cioè, noi non facciamo i disegni o il modello in un certo modo perché piace a Corno, eh? Ma perché se lo fai così il sistema fa una cosa, se lo fai diversamente il sistema si comporta diversamente oppure non riesce a fare ciò che vorresti. Allora, la mia principale preoccupazione, la mia principale fatica sarà cercare di aiutarvi a creare il legame tra i disegnini che faremo sui fogli di carta e l'impatto reale sul sistema informativo reale che esisterà. No? Cercare in qualche modo di, se riesco, a trasmettervi un po' di questa sensibilità di dire questo, in realtà sto descrivendo una cosa che esiste. No? Altri due capitoli sono quelli legati all'interfaccia utente, quindi faremo uno dei capitoli che è quello di progettazione, non dalla grafica, no? Ma del contenuto dell'interfaccia utente, quindi dello scambio di informazioni tra utente e sistema. E l'altro argomento che è lassù è quello della valutazione, una volta che il sistema esiste e funziona, no? Di come fare a valutare se funziona bene, non dal punto di vista tecnico. Quello lo diamo per scontato che funzioni bene, se no lo facciamo correggere, se ha degli errori. Ma che il funzionamento del sistema dia dei vantaggi a chi l'ha commissionato. Se ho speso X mila euro per farmi fare un sistema, poi questo fa sì che il mio lavoro sia più lento, più difficile e con maggiori errori rispetto a prima, non sono tanto furbo. Però come faccio a saperlo? Anche qua cerchiamo di darci dei metodi quantitativi per poter definire a priori qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere nel fare un certo investimento e poi avere gli strumenti per poterlo poi misurare. Quindi questa ossessione per la precisione, per l'espressione quantitativa ci sarà durante tutto il corso. L'ultimo blocco che mi manca ancora di scrivere è questo che si chiama Web Information System, cioè spenderemo un po' di tempo a fare uno zoom, questa volta di tipo più tecnologico, su quali sono le tecnologie usate per la costruzione di sistemi informativi web, basati su web, che sono non la quasi totalità, ma il 90% di quelli che vengono realizzati oggi. Non di quelli esistenti, perché ne esistono
molti sistemi informativi già in piedi magari da 50-60 anni, ben prima che venisse inventato il web. Ma i sistemi nuovi più recenti si basano ormai tutti su questo tipo di tecnologie, e quindi anche per aiutarci a capire problemi di interfaccia, problemi di prestazione, problemi di costi, problemi di sicurezza, entriamo un pochino più nel dettaglio di che cosa c'è dietro un sito web quando clicco su un link, no? Che cosa succede dietro. Quindi questi tre blocchi in qualche modo sono quelli più, diciamo, descrittivi barra teorici, gli altri invece sono quelli più operativi. Ok, come affrontiamo questi argomenti? Vabbè, l'orario già lo conoscete, abbiamo questo pomeriggio lungo del giovedì, ogni settimana, e poi ci sono 2 ore al martedì. Quest'anno la settimana didattica inizia di giovedì, quindi è un po' alienante per tutti, è una cosa un po' strana, ma la sopravviviamo. E poi ci sono i laboratori che sono posti al mercoledì, al centro della giornata. Inizieremo il secondo mercoledì, quindi non il prossimo, ma tra 2 settimane, il 12 ottobre, faccio prima di dire la data che non a dare informazioni relative. Quindi la prima esercitazione di laboratorio sarà il 12 ottobre, da lì in poi ogni mercoledì fino alla fine del corso. I laboratori saranno tutti all'EP, che dovreste già in teoria conoscere tutti, nella sala grande dell'EP, vicino al dipartimento gestionale. Siamo divisi in 2 squadre, quindi sono 2 turni di 1 ora e mezza ciascuna. Il corso qua va dall'A alla Z, quindi avremo 2 squadre, dividiamoci in ordine alfabetico, dall'A fino a un certo punto e da un certo punto fino alla L. Io non so ancora quale sia questo certo punto, perché nelle prossime settimane sicuramente arriveranno nuovi studenti iscritti. E quindi è inutile che mi metta lì adesso a contare a quale cognome è meglio separare la squadra 1 dalla squadra 2, perché tanto poi tra 2 settimane lo devo rifare. Allora, questo punto di divisione, se non mi uccidete, ve lo dico magari più a ridosso, intorno al giorno prima, un paio di giorni prima della prima esercitazione, così riusciamo a bilanciare un pochino meglio le squadre. No? Tanto per darvi un'idea, io l'anno scorso avevo, se non sbaglio, 140 persone che avevano frequentato per la prima volta. Quest'anno sul portale, guardato stamattina, sono 87. Okay? Quindi vorrà dire che ci saranno ancora probabilmente 50 persone in più che devono arrivare, e capite che fare i conti senza una parte così consistente di corso non ha molto senso. Magari molti sono già qua, ecco, siete già qua seduti e non avete ancora il carico didattico porto. Va benissimo. Nel laboratorio cosa facciamo? Nel laboratorio facciamo esercizi di analisi, quindi progettiamo requisiti, analizziamo requisiti, usando uno strumento software che è pensato per far questo, no? Un programma che ci aiuta a disegnare e costruire questi diagrammi. All'esame faremo la stessa cosa, con la differenza che la faremo su carta. Nel bene e nel male, purtroppo non si riesce, per via dei numeri, a organizzare l'esame in laboratorio, però imparerete in laboratorio attraverso il tool a fare questi diagrammi, e poi l'esame li dovrete purtroppo fare a matita sul foglio. Ma il fatto di farvi lavorare con lo strumento e non lavorare già sempre su carta, diciamo così, anche durante il corso, è perché attraverso lo strumento potete già capire che alcune operazioni non si possono fare, altre non hanno senso, altre danno errore. Quindi lo strumento in qualche modo ci aiuta a rispettare la sintassi di questi formalismi, oltre al fatto che è più ordinato. Ah, abbiamo parlato dell'esame. L'esame è un esame scritto su carta, di 2 ore, dove ha una parte di analisi e una parte più teorica. Vi ho detto di quei blocchi che abbiamo visto prima, ce ne sono 3 che sono più descrittivi e gli altri sono più progettuali. Allora, per la parte progettuale, sono quei diagrammi che abbiamo visto che erano scritti in corsivo, ci sono 4 esercizi da svolgere. Quindi vi descriviamo un determinato problema e vi si chiederà: fammi il diagramma concettuale, fammi il diagramma delle attività, eccetera, eccetera. E poi c'è una parte più teorica, sono 3 domande, 3 di numero. Sono 2 risposte chiuse e 1 risposta aperta, normalmente vediamo così, nelle quali si va a coprire la parte più descrittiva del programma. Vi si chiedono cose che trovate sulle slide, essenzialmente, che sono state raccontate. E il bilanciamento è 27 a 6, quindi la parte di analisi del caso di studio e realizzazione dei requisiti conta 27 punti, la parte sulle domande conta 6 punti.
ovviamente la somma deborda un pochino, ma è giusto che sia così. Di quei quattro esercizi ci sarà praticamente sempre, in tutti gli appelli, da fare il diagramma delle classi e il diagramma delle attività, che sono i primi due argomenti che affrontiamo subito. Questo vuol dire che voi tra 2 settimane sapete già fare il primo punto di ogni tema d'esame. Noi i temi d'esame li cominciamo a fare la prima settimana, in questo corso, non dobbiamo aspettare alla fine. Man mano che andiamo avanti impariamo capitoli nuovi e in ogni capitolo impariamo uno di questi diagrammi, una di queste forme di espressione. Quindi possiamo andare a riprendere i temi d'esame, rivisitarli e fare una pezza in più. Okay? E il diagramma di attività è il secondo argomento che faremo. Quindi questi due ci sono praticamente sempre, sono quelli poi, lo capiremo, sono quelli fondanti, senza i quali gli altri non ha senso che esistano. E poi a rotazione ci sono altre quattro cose, quattro domande che potremmo farvi, il diagramma dei casi d'uso, la narrativa dei casi d'uso, il prototipo dei mockup, l'interfaccia, i KPI, gli indicatori di performance sul processo, e di questi quattro ne chiediamo due, ovviamente, sono quattro domande in tutto. Questa è la struttura del compito, sempre. Quindi, il testo è sempre lo stesso. Cambia ovviamente il contesto in cui lo applichiamo. C'è una descrizione di un contesto diverso, un sistema informativo diverso, per il quale dovete fare 4 tra queste 6 cose, più 3 domandine al fondo. Poi sul sito, se, vedete, se lo aprite, potete andare a vedere come sono fatti praticamente i testi vecchi e vedrete che effettivamente è così. Il materiale di studio. Allora, non esiste, non abbiamo difficoltà di trovare un testo che avesse il taglio che vogliamo dare qua, nel senso che ci sono dei testi che parlano di sistemi informativi, chiaramente dal punto di vista progettuale, del design, quindi già molto tecnologico, e non ci interessava, e altri testi che invece vengono usati magari in altre facoltà di ingegneria gestionale o di economia o dove sono i master, ci sono dei testi anche dei mattonazzi molto approfonditi, ma sono molto di tipo tassonomico, potrei dire. Cioè, i sistemi informativi sono di vari tipi, ci sono quelli per gestire un certo tipo di cose, ci sono quelli per gestire un altro, ci sono quelli per gestire relazioni col cliente, quelli per gestire la produzione, quelli per gestire la finanza, e te li dividono dal punto di vista delle funzioni svolte e anche del loro impatto organizzativo aziendale. Questo è un taglio che alla fine non ci interessa, è molto descrittivo, molto, diciamo, enciclopedico, ma noi lasciamo un pochino poco, noi vogliamo dare un taglio trasversale. È vero che fanno cose diverse questi sistemi informativi, ma in fondo sono tutti la stessa cosa dal punto di vista di chi li deve progettare. Nel senso che le tecniche di sviluppo, le tecniche di progettazione, le tecniche di analisi dei requisiti sono le stesse indipendentemente da ciò che fa il sistema. Quindi questo taglio è un pochino trasversale. Che fosse progettuale ma non tecnologico, non l'abbiamo trovato da nessuna parte e quindi purtroppo non abbiamo un testo da dire c'è questo. Abbiamo i lucidi, abbiamo le videolezioni e abbiamo in cantiere una dispensa che stiamo realizzando io e Torchiano, che parte, diciamo così, dal contenuto delle lezioni e lo arricchisce con esempi, con descrizioni, eccetera, eccetera. Di questa dispensa in via di realizzazione è più un auspicio che non fatto, nel senso che però dovremmo riuscire. Adesso abbiamo i primi due capitoli, i primi due argomenti che quello che ho citato, modellazione concettuale, modellazione di processo, ci sono già e sono già scaricabili dal sito. Okay? Poi via via durante il corso speriamo di riuscire a tenere il ritmo del corso e a fornirvi i capitoli successivi sugli altri argomenti. E ci saranno le stesse cose che facciamo a lezione, magari spiegate un pochino meglio. Poi magari ci aiutate a correggere gli errori che trovate, no, anzi, molto volentieri segnalateci se trovate degli errori, delle incomprensioni, delle frasi astruse in questa dispensa. Come dicevo, è già sul sito, nel senso che nella sezione materiale c'è questa dispense, non c'è ancora il librone 1, c'è capitolo 4, capitolo 5, sono 30-40 pagine ciascuno, quindi dovrebbero essere già sufficienti per poter approfondire ciò che raccontiamo qua in aula. Questo è l'indice previsto della dispensa e, come dicevo, il capitolo 4 e il capitolo 5 sono quelli già pronti, che sono gli argomenti da cui cominceremo a lavorare.
L'altro strumento che abbiamo è lo strumento, come dicevo, che usiamo in laboratorio per progettare questi diagrammi, per fare questa, per formalizzare questi requisiti attraverso il formalismo UML. Allora, questo segnatevelo, o andate poi a vedere sulle slide, cominciate a scaricarvelo sui PC che avete. All'EF c'è già anche installato, c'è questa versione, Asta Community. Guardate quel link, perché se andate sul sito web di Asta, alla fine il link community, che è quella che adesso è ovviamente gratuita, c'è, ma in fondo non è in bella evidenza come quello per le altre versioni, diciamo così, professional, enterprise e così via, che sono quelle che potete ottenere pagando. Esiste in realtà la possibilità di scaricare la versione professional e registrandosi come studenti. Quindi se qualcuno è interessato, c'è la licenza gratuita per un anno della versione professional se vi registrate o se con l'indirizzo del studente o eventualmente se non vi riconoscessero gli potete mandare il tesserino universitario, dovrebbero abilitarvi. E la versione pro completa. Ma noi comunque usiamo solamente questa, anche perché per noi docenti questo sconto non c'è, anche per il laboratorio. C'è una versione Academy, ma è a troppi zeri. Quindi, diciamo, ma le professionalità che ci servono sono sufficienti queste. Ok, le persone con cui avrete a che fare siamo queste due, oltre a me c'è Jacopo Bagliano che ci aiuterà soprattutto nella parte di laboratorio, che quindi lo vedete principalmente all'EP, anche se magari qualche volta ci scambiamo per ragioni, diciamo così, nostre organizzative. Quest'anno, rispetto agli scorsi anni, se c'è qualcuno magari che ha parlato con i compagni dello scorso anno, abbiamo una spiacevole sorpresa, il fatto che c'è la crisi anche qua e non abbiamo un borsista per il laboratorio. Okay, l'anno scorso c'era, diciamo così, il collaboratore, che era una persona diversa, e poi uno studente borsista collaboratore. Quest'anno non avete fatto domanda, abbastanza persone, e quindi purtroppo non c'è stato la possibilità di avere un borsista per accompagnare la borsa, che vuol dire che Jacopo sarà, per evitare che Jacopo sia da solo, a questo punto diventa oggettivamente difficile seguire 40 persone, vorrà dire che alcune volte, almeno quando c'è più gente, verrò anch'io, cercheremo di tamponare un pochino la mancanza del realizzatore. Cerchiamo, adesso vi racconto anche tra un secondo come cerchiamo un po' di compensare dal punto di vista organizzativo la mancanza, diciamo così, di questo aiuto in più. Il problema qual è? Il problema è che se siete lì, avete un dubbio, alzate la manina e se ci siamo una persona contro 40, prima che riusciamo ad arrivare purtroppo da voi, vi siete già dimenticati di quello che avete bisogno e nel frattempo avete perso un'ora, no? Quindi cerchiamo di evitare che sia così, ma magari cercando di mettere a fattor comune i dubbi più frequenti, no? In modo da evitare di troppe attese. Aiutateci anche voi, se capite, se vi rendete conto che il laboratorio in qualche modo non va bene, ditecelo, subito, non alla fine del corso. Okay? Nessuno di noi morde, se avete paura che mordiamo, scrivetevi a mail, in modo anonimo, non mi interessa, l'importante è che riusciamo a migliorare eventuali criticità che incontriamo durante il percorso. Se avete bisogno di parlare con me, che è abbastanza improbabile, che mi vedrete già 3 volte alla settimana, quindi credo che ne abbiate più che sufficienza, però questo è l'orario di ricevimento che tengo per il primo semestre. Dico primo semestre perché poi non so ancora che orario avrò in secondo, quindi non so se in quell'ora lì avrò lezione, però tendenzialmente sarà giovedì mattina, tanto giovedì siamo qua, siete qua per fare questa cosa. Per evitare poi rimpalli di 27 mail, poi uno non sa cosa rispondere, quest'anno provo a appoggiarmi su questo sito qua che si chiama byte.in. Se cliccate su quel link vi permette di indicare uno slot, no? E che cercate di metterlo, vi fa vedere quando io sono occupato e quando sono libero, non cosa faccio, c'è il sito Bisio, no? Anche se in realtà, e vi permette nelle ore libere di poter, diciamo così, prenotare, chiedere un incontro. Ecco, se voi lo chiedete giovedì mattina, io cerco di riservarlo per questo tipo di cose, no? Quindi è gestito da una piattaforma, è un sistema informativo, guarda caso, che speriamo ci semplifichi la vita piuttosto che complicarci. Ok, qui ci sono testi suggeriti, ma non ci interessa. Vabbè,
No, questo PDF che vi ho fatto vedere in realtà non è l'ultimissima versione perché ho ancora aggiunto una slide, però sono nel PowerPoint e forse questo PC pare che PowerPoint abbia qualche problema. Vediamo se. Non riesco a aprirlo perché non riuscivo prima. No. Vabbè. L'idea, no, volevo, ve lo racconto a parole, l'idea della settimana, no? Cioè, cerchiamo di darci, sempre dicevo, cerchiamo dal punto di vista organizzativo di compensare la difficoltà di seguirli in laboratorio. Allora, noi abbiamo un laboratorio, abbiamo un laboratorio che è un grosso blocco al mercoledì, ok? Diviso nelle due squadre. Allora, noi cercheremo al lunedì di pubblicare il testo, in modo che abbiate la possibilità di guardarlo prima. Al martedì ci vediamo per lezione e quindi io cercherò di ricavare magari gli ultimi 10 minuti della lezione per commentare insieme il testo, lo leggiamo insieme, così magari vi evidenzio già quali sono le difficoltà, i problemi, le cose a cui cominciare a pensare. Così vi frego, perché voi siete poi obbligati a pensarci, perché visto che martedì alle 2 vi parlo di questa cosa, un pochino ronza in testa fino al mercoledì, fino al giorno dopo, no? Quindi vi prenoto un 10% di cervello a cui sarete obbligati a pensare a questo. Dopodiché, quindi il giorno dopo provate a risolverlo e l'idea è che il giovedì, durante la lezione del giovedì, tanto di tempo ne abbiamo, ci prendiamo un certo momento, una pausa all'inizio, a metà, all'intervallo, verso la fine, dipende poi dagli argomenti, no? Un po' per alleggerire, e dedichiamo un po' di tempo a vedere insieme la soluzione. Non a svolgerlo, perché altrimenti ci vorrebbe un'ora o due. Ma le soluzioni le pubblicheremo sul sito, le apriamo insieme, le commentiamo, tanto nel frattempo voi ci avete provato, avrete la vostra versione, avrete visto la nostra versione pubblicata e diciamo, ah, ma io l'avrei fatto così, sarebbe stato giusto in questo modo. Cerchiamo di discutere sulla soluzione, magari vedere insieme quelli che erano i problemi principali. No? Così magari appunto alcune delle difficoltà che si incontrano si riescono, non si lasciano cadere perché non c'è stato tempo di vedere in laboratorio, ma si possono discutere insieme. Attenzione che questo lo faccio però del testo della settimana prima. Cioè non vi do il giovedì la soluzione del testo che vi ho dato il giorno prima. Perché magari non avete avuto tempo di provare a finirlo. Quindi ci sarà sempre almeno una settimana di ritardo, quindi il testo del mercoledì verrà poi discusso al giovedì successivo, non il giorno dopo. Io sono sempre un po' titubante a mettere a disposizione delle soluzioni degli esercizi, perché questo è un corso di tipo progettuale. Quindi a una determinata domanda non esiste mai una soluzione. Esistono sempre 100 o 1000 soluzioni diverse, tutte giuste, e 10 miliardi di soluzioni sbagliate. Okay? Allora io vi posso dare una soluzione che mi sembra giusta, perché poi anche noi possiamo sbagliare, cerchiamo di darvi soluzioni giuste. Ma non è detto che se voi avete fatto una soluzione a quell'esercizio che è diversa dalla mia, allora dobbiate far di tutto per modificarla, farla diventare uguale alla mia o a quella che avrà fatto Jacopo. Ma quindi la domanda da farmi è: ma perché la mia è diversa? Scusa, la domanda da non farsi è: perché la mia è diversa? Cosa ho sbagliato? La domanda da farsi è: era giusto questo ragionamento che ho fatto? Quindi quello che dobbiamo fare, anche dal nostro punto di vista, per supportarvi, è cercare di entrare nel vostro ragionamento e vedere se vi sta portando alla parte giusta oppure avete sbagliato il ragionamento, avete sbagliato a formalizzare il risultato del ragionamento e così di questo genere. Quindi cercate di non fare mai un confronto diretto, io l'ho fatto così, lui l'ha fatto cosa, sono diverse, quindi la mia è sbagliata. Magari è sbagliata, sì, ma non per il fatto che sia diversa. Ok? Quindi questo cercate di non fare questo errore, so che siete abbastanza purtroppo impostati, no, in questo modo, dal fatto che una certa cosa si fa in un modo, punto. E qua no, no? Una certa cosa ha spazio di progettazione. E quindi ciascuno, ci sono alcune cose sicuramente sbagliate, ci sono alcune cose che se vengono fatte in un certo modo, provo a spiegarmi meglio, mi è successo a volte di avere l'impressione, magari discutendo dei
dei compiti, degli esami, ve lo dico all'inizio così. Gli studenti che, quando io dicevo guarda che si può fare in tanti modi diversi, alla fine capivano si può fare in qualunque modo, no? Qualunque modo va bene. E allora il passo successivo era questo è giusto perché a Corno piace di più, questo è sbagliato perché a lui non piace. Allora, il piace o non piace non sono categorie che esistono, è giusto e sbagliato, sì. Okay? Quindi cerchiamo sempre di ragionare su che cosa stiamo descrivendo, se quel diagramma, se quella formalizzazione rappresenta effettivamente una soluzione al problema che è stato posto oppure no. Allora, questo è oggettivo. Poi il fatto che ci siano molti modi diversi di creare dei requisiti che soddisfino a tutti lo stesso problema è altrettanto vero. Quindi il fatto che sia, diciamo così, univoco, determinato in modo univoco, che se una cosa è giusta oppure sbagliata, non implica che ce ne sia una sola giusta. Quindi questo è un po' un astratto discorso, ma poi andando avanti purtroppo no, ce ne accorgeremo. Allora, magari iniziamo a, visto che abbiamo un po' di tempo, a iniziare, prima dell'intervallo, a definire di che cosa stiamo parlando. Vai via. Partiamo con il primo capitolo, che è di definizioni di sistemi informativi. Cerchiamo di capire che cosa intendiamo con sistema informativo e poi c'è questa parola strana, viste sul sistema informativo. Il sistema informativo è un sistema complesso e come tutti i sistemi complessi può essere visto da tanti punti di vista diversi. No? E quindi cercheremo di darci un pochino di vocabolario per riuscire a descrivere questi oggetti, questi sistemi informativi da punti di vista diversi. Allora, qui riportiamo alcune definizioni, no, che sono date in letteratura per riuscire a commentare, a ragionare, a cercare di capirle un po'. Non ho detto prima, le slide che abbiamo sono scritte in inglese, noi parliamo in italiano ma le slide sono in inglese, anche perché è più facile poi andare a trovare informazioni corrispondenti se cercate su internet, non dovrebbe essere un problema per nessuno, immagino. Allora, definizione più ampia, il sistema informativo è un sistema che viene utilizzato per memorizzare ed elaborare informazioni usate dalle organizzazioni. Allora, innanzitutto parliamo di una parola organizzazioni, che è indicata qua. Allora, in tutto il corso useremo questa parola organizzazioni per indicare, perché ciò che descriviamo si applica alle aziende, si applica agli enti pubblici, si applica alle associazioni, si applica, no, si applica ovunque, non ci interessa molto. Quindi useremo questo termine organizzazione per evitare di dover ripetere ogni volta azienda oppure ente oppure associazione oppure persona oppure eccetera eccetera. Per noi è un termine generale, un cappello che dice vabbè, all'interno di un sistema organizzativo, che ci siano degli obiettivi da fare, le persone che le svolgono, eccetera, ci sarà un sistema che viene usato per memorizzare e elaborare le informazioni. Le informazioni è l'oggetto su cui lavora il sistema informativo. E cosa faccio con le informazioni? Due cose, le memorizzo, le ricordo, store, e le elaboro, process. Quindi devo avere memoria di informazioni, sapere che cosa ho memorizzato dove, e da lì partiremo col modello concettuale, cioè cominciamo a descrivere quali informazioni abbiamo, come sono organizzate, come sono collegate tra di loro, e process, e come vengono elaborate. Quali sono le operazioni che modificano i dati che ho memorizzato? Si iscrive un nuovo utente, allora viene modificata una parte dei dati. Un cliente ha comprato un prodotto e c'è una modifica dei dati. Non esiste nulla che non sia una modifica dei dati. Cioè se una cosa avviene ma non ha modificato nessuno dei dati che ho memorizzato, allora dal punto di vista dell'azienda non è successo. Non è tracciabile. Non so che sia successo, non posso dirti se è successo o no.
Quindi ogni operazione che ha senso dal punto di vista di sistema informativo lasciare una traccia delle decisioni sul fatto che possa essere avvenuta oppure no. Quindi noi descriveremo i processi non tanto o non solo dal punto di vista di chi fa le cose, che cosa fa, in che ordine lo fa, ma ci porremo più dal punto di vista di quali tracce sui dati vengono lasciate dalle azioni fatte da queste persone. In questa definizione ampia, un sistema per memorizzare e lavorare comprende tutto. Il sistema informativo comprende anche una parte di carta, moduli cartacei su cui metto una firma, scrivo delle cose, sono comunque informazioni. Se scrivo un mio nome su un foglio di carta, è un'informazione che viene memorizzata su quel foglio di carta, archiviata da qualche parte, sarà reperibile con un certo tipo di ricerca e poi sarà collegata ad altre informazioni. Quindi anche per dire, un archivio cartaceo è un sistema informativo. Ovviamente a noi interessa di più lavorare nell'accezione un pochino più ristretta di sistema informativo, un computer-based information system, cioè un sistema informatico informatizzato, cioè un sistema informativo informatizzato. Oltre che chiameremo anche sistema informatico, non informativo. Però il sistema informatico mi piace poco, perché mette l'accento sulla tecnologia informatica. A noi interessa il sistema informativo, all'azienda, per il funzionamento dell'organizzazione, non interessa che ci sia un computer, interessa che le informazioni siano gestite. Perché gestire le informazioni significa mandare avanti i processi. Poi, che queste informazioni vengano gestite attraverso un computer, magari lo facciamo perché ci dà una serie di vantaggi rispetto a farla a mano. Okay? Quindi noi ovviamente ci poniamo di più nell'ambito ridotto, no? Più ridotto, più specificato dei computer-based information system. Quando parleremo di information system, di sistema informativo, quasi sempre la nostra accezione sarà quella del sistema informatico. E quindi quando diremo che una certa azione lascia traccia nel sistema informativo, vuol dire che lascia traccia dentro qualche file del nostro computer, del nostro server. Da qualche parte, in una tabella di qualche DB, quell'uno è diventato due. Oppure quel processo non è gestito dal mio sistema informativo, perché non sa che cosa è avvenuto. Quindi, prendete il computer, aprite la scatola, entrateci dentro e chiudeteci dentro. Ciò che vedete del mondo è solo ciò che si può vedere dall'interno di quella scatola. Cosa passa da lì? Cosa gli utenti ci hanno inserito? Quali dati sono stati salvati? Con quali altri sistemi informativi ha scambiato dati? Tutto ciò che non passa dalla tastiera, dal video, dal cavo di rete, eccetera, di quel computer, il sistema informativo non lo sa. Noi sappiamo che avviene, ovviamente. Ma noi dovremmo progettare un sistema informativo che gestisca i processi solamente con le informazioni che ha a disposizione. E saremo noi a dover progettare quali informazioni, di quali informazioni deve disporre e capire come fornirgliele, capire come fargliele modificare, come farle restituire, eccetera, eccetera. Ok, quindi in qualche modo scindiamo la mente dal chi conosce l'intero processo organizzativo ha la parte di processo organizzativo che anche la macchina può conoscere. E noi dobbiamo progettare quello. Vabbè, poi ci sono altre definizioni. Loudon è un autore famoso di un famoso libro che viene usato appunto in molte università americane di economia, di sistemi informativi, un tomo da 800 pagine. 140 dollari, che lo definisce come un insieme di componenti correlati tra di loro che lavorano insieme in modo coordinato per raccogliere, elaborare, memorizzare e distribuire le informazioni. Quindi, questa parte è uguale a prima. È solo specificato, oltre a store e process, anche collect and disseminate. C'è anche l'accento sul fatto che le informazioni vanno raccolte e poi i risultati di elaborazione vanno in qualche modo distribuiti, resi visibili, messi a disposizione. Non basta dire il computer lo sa, hai capito, lo sa lui, ma se non me lo fai vedere, come fa l'utente, no? O il manager ad avere quell'informazione? Informazioni, sempre l'oggetto su cui lavora.
E poi c'è un'aggiunta to support, cioè perché? Per supportare varie fasi operative dell'azienda o dell'organizzazione, decision making, coordinamento, controllo, analisi, visualizzazione, qui potete mettere qualunque funzione aziendale di normalmente. Quindi lo scopo di gestire e monitorare questa informazione è sempre di supportare qualche processo aziendale che potrebbe esistere comunque. Ma noi vogliamo potenziarlo, supportarlo, farlo meglio, rendendolo più oggettivo, più tracciabile, più distribuibile. Mettete voi tutti gli aggettivi che vi piacciono. C'è sempre questo scopo. Ricordiamocelo, a volte si fanno le cose senza aver ben chiaro l'obiettivo. Ma perché lo vuoi fare? Ma che cosa vuoi ottenere? Ma che guadagno vuoi avere? No? L'ho fatto tante volte questa domanda a persone che mi raccontavano la loro idea geniale. No? Quindi se non sarò. Quindi in qualche modo il sistema informativo non è solo un sistema informatico, cioè un computer system, non è solo un insieme di computer. I computer sono la parte tecnica, l'hardware, il software. Il sistema informativo, oltre a ciò, ha anche dei livelli di conoscenza. Conoscenza tecnica, chiaramente per mantenere in vivo, in piedi il sistema, e anche conoscenza organizzativa per far sì che il sistema svolga dei processi che siano, diciamo, corretti per l'azienda nel quale il sistema informativo è inserito. Qui sono questi ovviamente due aspetti finali, sono quelli su cui ci concentreremo di più. Anche se, non nascondiamo, l'hardware e il software sono quelli che alla fine costano. Cioè, il sistema informativo magari ha un costo 10 di progettazione, 100 di realizzazione e 50 all'anno di mantenimento, ecco. Per dare un'idea delle proporzioni. Perché poi ovviamente uno dice, ah che bello, ho gestito tutti i dati, bravo, però i dischi, l'energia, i computer, i server, la sala condizionata, il collegamento di rete, eccetera, eccetera, alla fine del mese la bolletta arriva, di tutte queste cose, così come lo sviluppo software. Beh, facciamo finta che non ci interessi, ma ovviamente poi il costo è questo. Noi, a maggior ragione, proprio perché la parte tecnologica è la parte che ha dei costi importanti, a maggior ragione noi dobbiamo fare attenzione che il risultato finale abbia un impatto positivo sull'organizzazione, sui processi dell'organizzazione. Già che spendiamo tanto, almeno ne abbiamo un ritorno, sappiamo quale deve essere. E quindi se lo volessimo, diciamo così, riassumere. Il nostro sistema informativo, no, gestisce l'acquisizione, l'elaborazione e diciamo, la distribuzione, no, la messa in output delle informazioni all'interno di un'organizzazione. Questo è ciò che abbiamo detto, semplicemente messo in figura. Poi ovviamente se guardo solamente il riquadro organization che abbiamo qua, però non guardiamo fuori. Ciò che va in output al sistema informativo verso chi va? Verso le persone che lavorano in organizzazione, le quali usano queste informazioni per fare altre cose che a loro volta poi scateneranno ulteriori input e ulteriori azioni. Cioè, quindi in qualche modo c'è un ritorno delle informazioni attraverso l'organizzazione, attraverso le persone, attraverso l'azione, attraverso ciò che succede. Domani ho fatto un ordine, 2 giorni dopo arriva un camion, allora ci vuole qualcuno che raccolga la roba. Questo feedback chiaramente non è gestito dal sistema informativo, il sistema informatico perché va su canali diversi, ma sicuramente fa parte dei processi complessivi. Quindi ci sono delle parti, degli eventi che succedono che non sono direttamente sotto controllo del sistema informativo. Noi sappiamo che succedono perché conosciamo non solo il sistema informativo, ma anche l'organizzazione che lo contiene. E poi molto spesso l'organizzazione non è da sola, non è isolata rispetto al mondo. L'organizzazione fa parte di un ambiente. L'ambiente nel quale l'organizzazione vive è fatto dei suoi partner, dei suoi fornitori, dei suoi clienti, degli enti pubblici che la devono governare, degli azionisti, dai concorrenti, eccetera, eccetera. I quali non sono indifferenti,
senso che il fatto della loro presenza o meno non, ha impatto. In qualche modo modificano ciò che fa l'organizzazione. E quindi in qualche modo il sistema informativo, per alcune parti, per alcune sue azioni, dovrà tener conto del fatto che esiste, interagire anche, no, con l'ambiente esterno. A volte questa interazione è talmente lontana che il sistema informativo non se ne accorge, perché semplicemente hai magari un fornitore che dice che è in ritardo, e allora tu hai qualcuno all'interno dell'azienda che va a modificare i dati di riordino di un determinato prodotto all'interno del sistema informativo. Quindi questo avviene perché c'è un'informazione che arriva dal fornitore. Però questa informazione arriva dal fornitore a un impiegato dell'azienda. Questa parte qui il sistema informativo non la vede. Il sistema informativo, come fa a sapere che si sono telefonati per dire che è in ordine, è in ritardo una consegna piuttosto che non per invitarlo a cena? Il sistema informativo vede poi l'azione successiva, che è quella che l'impiegato dell'organizzazione, no, modifica dei dati, no, attiva una certa procedura. Oppure altre volte può esserci un'interazione anche esplicita tra l'ambiente e il sistema informativo. Pensate ad esempio a tutte le piattaforme logistiche in cui in automatico, quando io faccio l'ordine, parte l'informazione al corriere per spedire la merce. Allora il mio sistema informativo parla col suo sistema informativo. Pensate a tutto il mondo della fatturazione elettronica che c'è da un paio d'anni nella pubblica amministrazione. Allora, il sistema informativo del fornitore parla con il sistema informativo del ministero, il quale parla con quello delle amministrazioni pubbliche, e in automatico si scambiano informazioni. Quindi questo scambio, sempre di scambio e di elaborazione di informazioni parliamo, questo fanno i sistemi informativi. A volte questi scambi di informazioni possono avvenire tra sistema informativo e sistema informativo, si parlano tra di loro, di enti diversi, di organizzazioni diverse. A volte invece sono mediati chiaramente dalle persone dell'ente. Il nostro focus ovviamente è sulla progettazione di questa parte, ma dobbiamo sempre ricordarci da dove arrivano le informazioni e dove vanno a finire le informazioni, in qualche modo. Ok, questo diciamo così, racconta parole ciò che ci siamo appena detti. Ecco, a un certo punto ci ricorderemo che l'organizzazione o l'ambiente non sono dei monoliti, no? Ma al loro interno hanno anche delle divisioni organizzative, dei settori, delle funzioni di business diverse, eccetera, eccetera. E quindi anche il processo di sistema informativo dovrà in qualche modo tener conto dell'organigramma, dell'organizzazione della singola azienda, del singolo ente. Quindi non complichiamo adesso in fase di definizione, però semplicemente un appunto per dirci, quando dico organization non è mai un monolita, no? Dice, il Politecnico è organizzato, no, a tanti enti, sottoenti, sotto livelli organizzativi diversi, ciascuno dei quali ha un pezzo di sistema informativo che poi parla con gli altri, quindi anche all'interno della stessa azienda c'è questa molteplicità che abbiamo osservato un attimo fa tra l'organizzazione e il suo ambiente. E quindi poi vedremo anche in fase di tassonomia, no? Cioè, di presentazione dei sistemi informativi, come si intreccia la complessità del sistema informativo con quella dell'organizzazione aziendale. Va bene, io mi fermerei qua perché così facciamo una decina di minuti di intervallo e poi proseguiamo con qualcosa di più.